Guerrieri, guerriere, buongiorno. Oggi rispondiamo a questa domanda. Può un lanciafiamme essere utile nella difesa personale? Vi è stata fatta davvero. Allora. Ogni domanda, anche se magari posta in modo tale che può sembrare molto buffa, ha in sé degli elementi che sono importanti per, in questo caso, per la difesa personale. In questo caso specifico, qual è l'elemento importante? Il comprendere quando uno strumento può essere utile o no per la difesa personale. Non importa quale strumento. Certo, un lanciafiamme è un po' estremo. Però il concetto qual è? È che qualsiasi strumento può essere utile per la difesa personale se viene fatta salva quella che è la condizione di necessità. Ovvero sia, non potevi fare nient'altro che fosse quella particolare azione per poter preservare la tua incolumità o quella di un innocente, di una persona che non poteva difendersi da sola? Nel caso del lanciafiamme io ho qualche difficoltà a immaginarmi una situazione di difesa personale in cui tu hai vicino un lanciafiamme, la situazione non consente nessun'altra possibilità, prendi il lanciafiamme e usi il lanciafiamme. Probabilmente un'invasione aliena, non riesco a immaginare nient'altro. Per cui, per rispondere a questa domanda in modo preciso, probabilmente esiste qualche caso in cui un lanciafiamme può anche essere utilizzato per la difesa personale. Nel caso mai succedesse, sicuramente diventeresti famosissimo.